Allora, no, io te lo dico, non c'è bisogno di dirtelo prima, cioè, anche perché lo dobbiamo dire a loro. Io lo so che questa cosa tu, questa cosa di essere completamente improvvisati ti lascia. No, non mi lascia, ma... No, ma è così. Allora, vabbè. Dico, intanto. Siamo... Per tua, no, siamo per tua, siamo a mare. Sì, questo, questo è un dato di fatto. Questo non c'erano dubbi. È un dato di su fatto. Questo, diciamo. E allora, siccome siamo a mare, e vi ora vi spieghiamo perché siamo a mare, ma siamo a mare in maniera positiva, anche... in maniera piacevole. Sì, piacevole. Almeno per una volta. Piacevole. Allora, intanto questa settimana. Proprio perché ci è stato richiesto dall'alto. Cioè ci guardano, diciamo, quelli che guardano, diciamo, sì, ma che sono fuori zona. Allora, siamo fuori zona, non siamo all'edicola, siamo in un'edicola diversa. In un'edicola diversa, ma siamo ancora con il signor Domina. Assolutamente, perché non c'è, però c'è. Domina. Domina. Assolutamente, Domina. Allora, questa settimana vogliamo farvi vedere, anche perché è passato un po' di tempo, abbiamo avuto un sacco di ospiti, abbiamo avuto Heller, Bateller, abbiamo avuto Tinaglia, con grande difficoltà con grande difficoltà a contenere la folla Tiano. Insomma, poi dico, Cateno de Luca, lì la folla in effetti. Cilipoli che si è incazzato e se n'è andato. Ma ha ragione. Ha ragione, siamo veramente stronzi, veramente stronzi. E allora... Siamo qui perché volevamo intanto lanciarvi questi 20 minuti di divertimento, speriamo, certo. Con il meglio. Il meglio di. Il meglio di. Non è finita, perché l'ultima è finita. No, non è finita. Siamo qua. Continuiamo. Allora, la notizia è questa. Quest'estate, dal mese di giugno, l'edicola si trasferisce a mare. Cioè, non lo so se più a mare di come stiamo. Potevamo, però dal mese di giugno, tempo permettendo, perché come vedete non è che sia il meglio del meglio, non uscirà il sole, noi ci trasferiremo qui per fare l'edicola a mare. L'edicola a mare, perché siamo a mare, l'edicola a mare. Ci mancava solo questa a noi. Ospiti, non ci sono premi, non ci sono cotillon, non cominciamo. Probabilmente qualcuno che suona, che ci aiuterà. Vediamo, un suonatore, qualcuno che suona la chitarra, lo troveremo. Tamburello. Ovviamente l'ospite in rigoroso costume e tappine da bagno. Vestito alle 11 a sudare, del mattino, a sudare sotto il sole, lo teniamo. No, facciamolo venire in costume invece, tanto per vedere un aspetto diverso, certo, di questi nostri politici, amici, non amici magari anche. Amministratori, persone dell'economia, persone dello spettacolo, giornalisti, non come noi giornalai. Qualsiasi cosa. Quindi, pertanto, adesso vedete il meglio. Non è che è finita l'edicola, ancora continuiamo dall'edicola, certo, del signor Domina. E riprenderemo. Quest'estate invece, da giugno, il signor Domina ce lo portiamo qua. Assolutamente. E magari porta anche qualche giornale, e soprattutto i fischietti. I fischietti sono fondamentali. Almeno fino a giugno del mese dell'anno prossimo. Assolutamente. I fischietti del partito del fischietti. Allora, una buona continuazione, subito dopo i giornalai c'è Voce di Popolo, come al solito, non altro, quell'altro è su un'altra cosa, E ci rivediamo adesso in video, in questo excursus, guarda che parola, excursus. Ma che c'era con questa parola? Lo so, non so che vuol dire, excursus di tanti personaggi che si sono susseguiti nell'edicola di Piazza Castronovo, che vista dall'alto, È fantastico. Che esiste Piazza Castronovo. E se riusciamo nella prossima puntata, non in questa, faremo in modo di farvela vedere dall'alto, ma bene bene però questa volta. Questa è una promessa. Non è una minaccia. Speriamo. Le minacce le faccio a lui. Ci vediamo alla prossima puntata. Alla prossima. Questa vedetevela, intanto la notizia, al sottovento, quest'estate, i giornalai. A mare. A mare.